Bene, allora, come ho promesso a una persona che aveva commentato un mio vecchio video, che avevo fatto di analisi dei crimini del comunismo, riprendo un po' questo argomento che è da diversi mesi che non lo trattavo, quindi lo riprendo. Francamente ci sarebbe semplicemente l'imbarazzo della scelta dei crimini, ecco, di parlare di questo o quel crimine del comunismo, perché in realtà, come vedete, la mole di argomenti criminali del comunismo è praticamente voluminosa, come vedete, cioè c'è semplicemente solo l'imbarazzo della scelta se trattare questo o quel crimine. Ho scelto di parlare, vi parlerò comunque di due veri e propri campi di concentramento comunisti, poco famosi, anzi per niente famosi, perché in genere quando si parla di campi di concentramento la prima immagine che a noi viene in mente, sia che abbiamo studiato storia, ma che comunque in maniera anche molto superficiale, come può essere ad esempio essere semplicemente andati a fare le scuole dell'obbligo, la primissima immagine che ci viene in mente di campo di concentramento è appunto Auschwitz, cioè ci vengono in mente le immagini degli ebrei denutriti, con la stella di Davide sulla casacca, avete un po' presente anche perché poi comunque sono stati fatti tanti film, se ne parla tanto durante il giorno della memoria. Quella è un po' la primissima immagine che a tutti vi viene in mente parlando di campo di concentramento. Sono molto poche le persone a cui viene in mente invece, appunto parlando di campi di concentramento, viene in mente anche il crimine comunista, il terrore comunista che ha colpito. Anzi, francamente, il comunismo, ecco, c'è un po' questo paradosso che invece, mentre il nazismo è stato un pochino più contenuto dal punto di vista di espansione territoriale, non che non sia arrivato comunque fino in Africa, perché comunque in realtà il comunismo è arrivato almeno neanche fino ai paesi del Maghreb, per dirvi, è arrivato comunque in Polonia, è arrivato ecco, più o meno fino alla Finlandia. Però in realtà il comunismo è stato molto più, cioè si è espanso molto di più, perché il comunismo è arrivato comunque anche in più zone dell'Africa. È arrivato anche in zone dell'Asia, per dirvi. Quindi in realtà il comunismo paradossalmente si è espanso molto di più del nazismo, ma è meno conosciuto da un punto di vista dei crimini. Ed effettivamente, come peraltro dimostra il video che io ho fatto, che era un video senza nessuna pretesa, semplicemente era un video di recensione di questo libro, anche lì su quel video, come peraltro io già mi aspettavo, ci sono stati dei personaggi che hanno commentato dicendo che non è vero niente, dicendo che anzi addirittura qualcuno ha scritto anche brucia quel libro. Già una persona che mi vorrebbe difendere il comunismo e come unico commento mi difende il comunismo dicendomi che questo libro va bruciato, capite bene che insomma questo tipo di persone che difendono il comunismo non sono così tanto aperti al dialogo, comunque obiettivi, perché comunque se una persona come unica scusa per difendere il comunismo mi scrive brucia quel libro, insomma non fa una bella figura, voglio dire. Un po' come quelle persone che appunto negano i crimini, per dirvi, fatti dall'Inquisizione, fatti ad esempio durante le crociate, oppure per dirvi, ecco, si potrebbe citare anche l'Inquisizione spagnola, i re cattolici, insomma, comunque per dirvi i massacri tra cattolici e protestanti, ugonotti, calvinisti, eccetera, eccetera, insomma, come persone integraliste e religiose che purtroppo negano questo tipo di crimini, in realtà ci sono anche persone che negano i crimini del comunismo. Io effettivamente è qualcosa che noto da anni, e li sento un po' anche tutti i giorni, per dirvi, basta semplicemente accendere una radio, tipo Radio Popolare, che comunque per certi servizi fa della bella informazione, fa dell'ottima informazione, perché comunque non posso dire che è una radio, che non faccia informazione su certe cose. Su certe cose fa anche informazione, fa anche approfondimenti utili e interessanti. Però quando si tratta di criticare questo discorso di ideologia comunista e soprattutto dell'applicazione di questa ideologia comunista nella realtà, ecco che fanno un po' gli struzzi, cioè nascondono, fanno finta di niente, cercano di giustificare ed a me è una cosa che mi dà fastidio perché se si condannano i totalitarismi, li si condanna tutti. Cioè non è che condanni solo i totalitarismi che non piacciono a te, mentre quelli che invece piacciono a te li giustifichi. Cioè per dirvi,
A me, ad esempio, piace il simbolismo pagano, per dirvi, però io stessa, quindi mi piace comunque il discorso delle mitologie, delle società, delle culture precristiane, però io stessa, laddove c'è da criticare queste società, le critico, ecco, le condanno, cioè io per dirvi sono appassionata di simbolismo pagano, ma mai poi mai mi sognerei di difendere, per dirvi, la società pagana greca che approvava un discorso di schiavitù, per dirvi, o di misoginia. Cioè, faccio notare appunto che c'erano delle cose carine, interessanti, delle società pagane. C'erano anche ovviamente delle cose che non vanno bene, che vanno criticate. Io non ho questo tipo di problemi ad ammettere se, laddove una cosa abbia pregi o difetti. Però ecco, parlando di comunismo, è sempre così, un po' come anche parlando di integralismo religioso, è sempre così. C'è sempre gente che lo difenderà sempre comunque. Vabbè. Allora, dopo questa premessa, direi appunto di iniziare leggendovi un po' gli argomenti che ho selezionato. Ripeto che semplicemente sono due argomenti e potrebbero appunto definirsi due gocce d'acqua nel mare gigantesco di argomenti che io avrei comunque potuto scegliere per parlarvi di crimini del comunismo. Tra l'altro io, per chi non lo sapesse, avevo già fatto diversi video parlando di crimini del comunismo. Avevo ad esempio trattato un po' prima della rivoluzione d'ottobre, già ad esempio tutto quel discorso di rivoluzionari di stupri, avevo appunto dimostrato, avevo parlato un po' di quello che questi cosiddetti rivoluzionari, che comunque all'epoca non si chiamavano ancora propriamente comunisti, perché comunque si chiamavano con altri nomi, avevano comunque fatto nei confronti, ad esempio, delle donne della borghesia, delle donne che erano sposate, per dirvi, ai borghesi o comunque della nobiltà russa, cioè bastava semplicemente essere moglie di, che se finivi in mano a quei personaggi rivoluzionari venivi stuprata, venivi reclusa in un bordello, per dirvi, venivi poi violentata a turno da tutti i membri del gruppettino comunista, ecco, comunque filo comunista. E anche questa è una cosa di cui non se ne parla minimamente. Avevo poi parlato ad esempio della dittatura di Ceausescu, di quello che Ceausescu ad esempio aveva fatto alle donne. Le aveva obbligate a restare incinta con relativo appunto aumento demografico incontrollato, con la conseguenza che questa politica folle di Ceausescu aveva portato a un incremento dei bambini che nascevano e poi venivano abbandonati o morivano in miseria, per dirvi. Si potrebbe citare, avevo parlato anche del caso ad esempio di Pol Pot, avevo fatto diversi video sulla dittatura cambogiana, che è stata una, diciamo, forse tra le più mostruose, tra le più, diciamo, alte da un punto di vista di conteggio di vittime rispetto ad altre dittature comuniste. Tra l'altro mi pare avevo citato anche qualcosa relativo, per dirvi, alla Cina. Quindi, insomma, io avevo già fatto diversi, avevo citato anche le foibe, per dirvi, qualcosina, avevo citato anche qualcosina relativa ad esempio a Tito, anche se non l'ho trattato nello specifico, perché in realtà parlando di Tito, anche lì la massa di roba da dirvi sarebbe gigantesca, ecco, se si aggira per dirvi un libro completo sulle malefatte di Tito, comunque sull'operato di Tito, si aggira comunque sulle 800 pagine, quindi voglio dirvi. Io ho fatto comunque semplicemente dei video di informazione scegliendo appunto degli argomenti mirati che riassumessero un po' il tutto. È ovvio che se mi mettessi a parlare nel dettaglio di tutti i crimini comunisti, ecco, appunto, come vedete, la mole di argomenti cioè raggiungiamo praticamente le 800 e passa pagine. Quindi direi che appunto di leggervi un po' gli argomenti che ho scelto per oggi. Poi, se comunque l'argomento vi piace, volete ulteriori approfondimenti, io non ho problemi a parlare di queste cose. Anzi, peraltro, in realtà mi piacerebbe riportarle anche dal punto di vista scritto, quindi magari farò uscire un ulteriore commento. Allora, comunque niente, poi magari io sotto vi metto anche i link dei video precedenti che ho fatto, così se qualcuno volesse andare un po' a sentire gli altri video che avevo fatto su Pol Pot, su Ceausescu, ho citato anche Hoxha per dire il dittatore albanese. Se qualcuno volesse andare un po' a sentirsi gli altri video, va poi ci clicca sopra e va a sentire. Allora, il primo campo di concentramento, ecco, un po' questa prigione comunista che ho scelto di parlarvi, un campo di concentramento comunista di cui francamente io non so quante persone sappiano che è esistito, probabilmente sarà forse l'1% neanche di tutte le persone che
magari hanno letto un qualche libro dedicato a questo argomento che lo conoscono effettivamente, quindi diamo appunto la corretta visibilità a questo campo di concentramento, è quanto è successo praticamente in Polonia. Allora, c'è da dire che in Polonia si potrebbe fare anche appunto un'analisi, anzi è stata già fatta in realtà. Si è scritto fiumi d'inchiostro, tantissimi libri parlando appunto di Polonia e nazismo. Però appunto io credo che sia giusto fare anche l'altra informazione, cioè parlando di Polonia e comunismo, cosa è stato fatto dai comunisti, quindi non solo dai nazisti, ma anche dai comunisti. E appunto ho scelto di parlarvi di Katyn. Adesso non so francamente come si possa pronunciare. È scritto Katyn, Katyn. Adesso io non so se la pronuncia è giusta, però comunque è scritto così. Allora, ci troviamo praticamente nel periodo tra il 1939 e il 1941, quindi voglio dire, anche piuttosto recente, voglio dire più o meno gli anni 40, anni 30, anni 40 del Novecento. Il patto di non aggressione tra l'URSS e la Germania, firmato il 23 agosto del 1939, prevedeva in un protocollo segreto la spartizione in sfere di interesse del territorio polacco. Il 14 settembre fu dato l'ordine di passare all'offensiva contro la Polonia e 3 giorni dopo l'Armata Rossa invadeva la Repubblica Polacca con lo scopo di liberare i territori chiamati Bielorussia occidentale e Ucraina occidentale dall'occupazione fascista polacca di annetterli all'URSS. Tra l'altro avevo già detto in un video che in Ucraina i comunisti avevano provocato deliberatamente, cioè è stata una cosa che è stata provocata ad arte, deliberatamente. Una mancanza di viveri, ecco, un'epidemia, non un'epidemia, una carestia, ecco il termine giusto, carestia, una carestia che aveva portato veramente a una miriade di morti, cioè persone che appunto morivano di fame, perché Stalin aveva deliberatamente causato questa carestia delle derrate alimentari. Quindi anche qui, cioè, non si capisce perché bisogna parlare solo dei crimini dei nazifascisti o delle dittature islamiche, ma poi dei crimini fatti dai comunisti o dagli integralisti religiosi, delle guerre di religione, le vecchie guerre di religione, per dirvi del 1400-1500, che hanno insanguinato l'Europa cristiana, di questi argomenti non se ne parla mai. Siamo sempre i soliti quattro gatti a parlarne. Anzi, le persone che poi parlano di queste cose vengono addirittura offese o vengono comunque preso in giro, c'è sempre un po' questo negazionismo. Allora, il processo di annessione, accompagnato da misure di intimidazione e di repressione, si svolse rapidamente. Il 29 novembre del 1939, il Presidium del Soviet Supremo dell'URSS concesse la cittadinanza sovietica a tutti coloro che risiedevano nei territori annessi. Vilnius e dintorni furono ceduti alla Repubblica Lituana, che stava vivendo gli ultimi mesi di indipendenza. Era evidente che il sistema repressivo sovietico sarebbe stato esteso a quelle regioni per il timore, peraltro giustificato, di vedervi apparire organizzazioni di resistenza. Fin dall'autunno, infatti, alcuni distaccamenti dell'esercito polacco erano sfuggiti alla cattura ed erano entrati nell'organizzazione armata partigiana. L'NKVD inviò quindi un gran numero di truppe nei territori annessi e ridispose l'impianto delle sue strutture, concentrandovi numerose unità nelle forze del Ministero degli Interni, nonché alcuni contingenti di guardie di frontiera. Inoltre, le nuove autorità dovevano risolvere il problema dei prigionieri di guerra e cercare di capire quale sarebbe stato l'atteggiamento della società civile. I militari costituivano la principale preoccupazione dei sovietici. Erano stati fatti 240.000-250.000 prigionieri, di cui circa 10.000 erano ufficiali. Fin dall'indomani dell'aggressione, l'URSS prese le prime decisioni. Il 19 settembre, Lavrentij Beria creò all'interno dell'NKVD la direzione dei prigionieri di guerra. Vabbè, qui c'è il nome in polacco, ve lo leggo, però francamente la mia pronuncia sarà quella pessima, perché è un nome in polacco. Comunque questa direzione dei prigionieri di guerra si chiamava Glavnoje Upravlinie Podielem Vojennoplinik, in sigla GUVP. E una rete di campi specifici. All'inizio di ottobre si incominciò lentamente a liberare i soldati semplici, ma 25.000 furono impiegati nella costruzione di strade e 12.000 vennero messi a disposizione del commissario per l'industria pesante perché li utilizzasse nei lavori forzati. Allora, questa è una caratteristica anche di altri regimi comunisti. Ad esempio, potrei citarvi il caso della Romania o anche il caso, anzi, soprattutto il caso della Cambogia.
cioè le persone che vivevano sotto le dittature comuniste erano obbligate dal regime a partecipare a questi lavori forzati che molto spesso erano persino inutili, perché per dirvi, Ceaușescu, il dittatore rumeno comunista, si era fatto costruire un palazzo, un mega palazzo presidenziale, che era una cosa sterminata. Cioè, pensate a quanta gente, a quanti muratori, carpentieri, eccetera, eccetera, ha dovuto lavorare forzatamente per costruire a questo tiranno e a sua moglie, questo palazzo mega presidenziale, che era una cosa sterminata. Cioè, esiste ancora, se andate in Romania potete andare a vederlo, è stato tramutato, penso, in un museo, se andate potete ancora vederlo. Cioè, che era una cosa sterminata, cioè una villa faraonica, degna appunto, voglio dire, di quasi la grandezza, direi, di una piramide egizia, per dirvi, ma perché Ceaușescu era un dittatore megalomane, cioè lui non è che si è fatto costruire la casetta piccolina, quattro stanze per lui e sua moglie, si è fatto costruire una reggia, per dirvi, paragonabile probabilmente alla reggia di Versailles, voglio dire. Pensate a quanta gente è stata obbligata a costruire il megavillone faraonico per il dittatore in questione. Vi faccio anche il caso della Cambogia, la Cambogia anche lì, potrei farvi anche il caso per dirvi dei lavori forzati in Siberia, cioè i dittatori comunisti hanno sempre obbligato le persone a lavorare, 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 c'erano lavori forzati che duravano un giorno intero, cioè ritmi di lavoro massacranti, per di più le persone poi morivano lì, proprio nel cantiere di lavoro, le persone morivano di fame e di fatica. In Cambogia, per dirvi, Pol Pot ha massacrato i suoi concittadini per lavori di architettura inutili che hanno portato a dei disastri. Peraltro le politiche agroalimentari comuniste di Pol Pot in Cambogia sono state folli, mostruose, hanno portato a carestie. La gente moriva non solo per fame, ma anche per la fatica di dover lavorare magari 15 ore al giorno come schiavi. Lì incatenati con i sorveglianti comunisti che li bastonavano, li frustavano, per dirvi, ma tali e quali, anzi forse se non peggio, dei reclusi ad Auschwitz che lavoravano per il Terzo Reich. Quindi una prima cosa che noi troviamo delle dittature comuniste, che non è vero che i comunisti, come si crede, hanno portato i diritti per gli operai, ma no, assolutamente non è così. I comunisti obbligavano operai, falegnami, artigiani, ma chiunque, uomini, donne, bambini, per dirvi, perché i comunisti hanno approvato anche il lavoro minorile. In Cambogia i bambini, ma fin da piccoli, direi dai 5, 7 anni, 8 anni, già lavoravano nei campi di lavoro istituiti dal regime per fare le costruzioni che il signor Pol Pot e la giunta di Pol Pot avevano in mente di fare. Quindi non è vero che il comunismo ha portato il benessere, i diritti per gli operai, come anche qualcuno scrive sotto il mio video, ha scritto sotto il mio video, i diritti per gli operai, ma quando mai? Sotto le dittature comuniste gli operai crepavano nei cantieri, per dirvi. Quindi già qui questa è la prima cosa, i lavori forzati per tutti. È proprio una caratteristica dei regimi comunisti. E già qui basterebbe appunto per confutare che il comunismo non ha portato i diritti per gli operai, come molto spesso credono le persone che non si sono mai fatte una cultura su questo argomento. Cioè, sotto il comunismo gli operai crepavano come mosche, non solo gli operai, perché in realtà crepavano anche i bambini e crepavano anche le donne, obbligati a lavorare appunto in questi campi di lavoro, comunque nei cantieri per costruire cose tipo ville faraoniche o roba del genere, per i dittatori in questione. Poi, vabbè, qui ci sono altri nomi dei campi ufficiali, un numero ancora ignoto venne disperso a piccoli gruppi nei campi dell'immenso Gulag. Nello stesso, il Gulag appunto è il lager comunista. Nello stesso tempo si decise di creare due campi per ufficiali, a Starobiejsk e a Kozielsk, e un campo speciale per poliziotti, le guardie carcerarie e le guardie di frontiera Ostzhkov. Poco dopo Berisha costituì un gruppo operativo speciale incaricato di compiere indagini giudiziarie per campi stessi. Alla fine di febbraio del 1940 erano stati internati 6.192 poliziotti e 8.376 ufficiali. Allora, qui poi ci sono altre cifre. Vi dico semplicemente, sì, poi tra l'altro sono stati appunto, come dirvi, incarcerati appunto gli stessi operai, eccetera, eccetera, come dicevo, bastava un piccolo sforzo di interpretazione per condannare con questo capo d'accusa tutte le guardie carcerarie e i poliziotti polacchi. Le pene contemplate andavano da 5 agli 8 anni di campo di concentramento.
era prevista anche la deportazione in Siberia, in particolare nella penisola di Kamchatka. Allora, c'è un sito che ha riportato come audiolibro, che dopo se lo trovo io vi metto sotto il link, così potete, vi consiglio di scaricarvelo, perché ha caricato come audiolibro, quindi potete sentirlo come videolettura, ma comunque potete andare anche in biblioteca a noleggiarlo, Un libro che appunto è stato scritto da un sopravvissuto a questo campo di concentramento comunista, della Colima, si chiama appunto I racconti della Colima, dove praticamente in questo libro l'autore parla di quello che ha subito lui e i suoi compagni, di cosa ha subito quando è stato segregato in questo campo di concentramento, che è uno dei campi di concentramento più noti, non l'unico, però uno dei più famosi, almeno per chi appunto non è una persona che nega certi crimini, appunto la Colima, dove appunto venivano internate queste persone e morivano praticamente di freddo e di lavori forzati per costruire la ferrovia, per costruire quest'altra opera completamente inutile, in un territorio appunto come la Siberia, dove solamente c'era neve e gelo. Queste persone morivano di fame, di freddo, obbligate a lavorare, addirittura poi i comunisti li facevano per dire, per prenderli in giro, li facevano addirittura andare in giro nudi, sotto la neve, per dirvi. Cioè, basta semplicemente, cioè, io ripeto, ma anche se uno non volesse leggersi tutte le 800 pagine, ma basta semplicemente sapere queste due o tre cose per dire, per affermare con certezza che il comunismo non va bene come ideologia applicata nella realtà. Poi attenzione, io non sto dicendo che ad esempio nei libri di Marx, qui e lì, o comunque qualche altro ideologo comunista, qui e lì non ci fossero magari delle pagine interessanti, dei concetti interessanti, non sto negando questo, può anche essere, io Marx non l'ho letto per intero, però potrebbe anche essere che qui e lì ci fosse stata qualche idea valida, che sulla carta magari era scritta bene, sembrava bella, sembrava interessante. Un po' quest'idea magari dell'uguaglianza sociale, ecco, magari piacerebbe a tutti pensare a un mondo dove tutte le persone hanno a disposizione il necessario, si sta tutti bene, a chi è che non piacerebbe un mondo del genere? Però quando poi quell'idea lì è stata applicata nella realtà, ha portato a disastri che, voglio dire, sono sotto gli occhi di tutti quelli che semplicemente sono onesti da un punto di vista culturale e concettuale. Quindi, insomma, lo dico anche a tante donne che si dichiarano di sinistra perché pensano che il comunismo è stata la sinistra a portare i diritti per le donne, ma quando mai? Cioè, le donne nelle dittature comuniste, allora, se erano mogli di borghesi o nobili, cosiddetti nobili, venivano stuprate e segregate nei bordelli per l'Armata Rossa, per i soldati, per i rivoluzionari comunisti, che stupravano e usavano come concubine le mogli dei nobili o comunque le donne della nobiltà, dei borghesi. Se non erano donne borghesi, ma erano donne nella media, quindi per dirvi operaie o qualsiasi altro tipo di donna, semplicemente erano obbligate a figliare, a fare figli. Quindi si parla appunto di obblighi di procreazione, tali e quali a quelli delle dittature naziste, nazifasciste. Ad esempio la Cambogia, per dirvi, soprattutto la Romania, le donne erano obbligate a far figli. Quindi di che diritti della donna stiamo parlando nelle dittature comuniste? Cioè, io non lo voglio, ma anche per dirvi il caso delle foibe, per dirvi cosa pensate, che quando quelli lì erano andati lì a prendere queste persone, prima di buttarle giù nel crepaccio, cosa pensate? Che se avevano preso delle donne prima di buttarle giù nel crepaccio delle foibe non le stuprassero? Per dirvi? Cioè, ma sono cose, voglio dire, note stranote per chiunque abbia letto, io dico anche il suo libro, mica dico che dovete leggere tutti i libri, voglio dire, basta semplicemente sapere quelle 3-4 cose. Cioè, ma di che diritti delle donne stiamo parlando? Nelle dittature comuniste? Ma di che diritti degli operai stiamo parlando nelle dittature comuniste? Con le persone segregate a lavorare nei campi forzati per 15 ore al giorno, 20 ore al giorno, e poi gli veniva dato una ciotolina di riso e questi morivano, se non morivano di fame e di nebbia, morivano di sforzo, di lavoro massacrante.
Vabbè, però nel 2019 io devo ancora sentire che c'è gente che mi dice che è stato il comunismo a portare i diritti per le donne, che è stato il comunismo a portare i diritti per i lavoratori. Vabbè, cioè, vabbè, niente, è così. Sono un po' questi miraggi che certe persone hanno quando si parla di difendere certe ideologie. Allora, poi. Qui ci sono altri nomi, sempre di persone che avevano approvato questi lavori forzati, ve li dico appunto in sintesi. Allora, il primo nome è Stalin, seguito dai suoi amici collaboratori, Vorosilov, Molotov, Mikoyan, Kalinin e Kaganovich, che erano praticamente un po' tutti questi personaggi favorevoli ai campi di concentramento di lavoro forzato lì in Polonia. Allora, a fine un conteggio della cifra si aggira circa 11.000 polacchi internati nelle prigioni della parte occidentale dell'Ucraina e della Bielorussia. Allora, inquadriamo che la cifra è più o meno questa. Allora, premetto subito una cosa. Nel video precedente mi era stato contestato, ecco, era stato, o meglio, non tanto a me, comunque. Ci sono degli storici o comunque degli studiosi che hanno un po' contestato questo libro dicendo che questo libro ha come difetto il conteggio delle vittime. Cioè, secondo certi studiosi o certe persone che l'hanno voluto commentare, dicono che le cifre dei morti riportate su questo libro non sono corrette. Sì, ma io credo che il punto non sia neanche questo, cioè per dirvi, quando mi si dà comunque una cifra che può essere di 11.000 polacchi internati. È ovvio che comunque è una cifra che non si è sicuri che sia al 100% così. Ma perché? Perché di tante persone magari non è neanche stato trovato il cadavere, sono semplicemente spariti chissà dove. Cioè si suppone che sia magari quella cifra lì, ma questa cosa si può dirvi anche della dittatura di Pinochet. Cioè perché non c'è una stima precisa delle vittime? Ma perché appunto in realtà non di tutti è stato trovato il cadavere, cioè quando si parla di questo, o comunque non di tutti si sa effettivamente poi che fine si sia fatto, perché erano situazioni talmente tanto dittatoriali ed estremiste, violente, che di fatto tutti potenzialmente potevano fare dei crimini e nasconderli poi facilmente, semplicemente anche appellandosi al discorso dell'ideologia. Quindi come si fa a fare una stima precisa di magari dittature che sono durate 30 anni? Non si può, o dittature che sono durate anche di più, per dirvi. O magari sono durate di meno, però comunque il materiale è stato distrutto dagli stessi comunisti al potere. Non si possono fare stime precise, quindi insomma attaccarsi a una cosa del tipo in questo libro però il conteggio delle vittime è sbagliato. Sì, ma può anche essere che magari ci sia qualche cifra sbagliata qui e lì, voglio dire, magari appunto uno in realtà non è morto perché è stato ucciso dal sergente comunista, ma magari è morto perché gli è venuto un infarto, per dirvi. Quindi tecnicamente uno potrebbe dire sì, però lì in quel caso lì, per dirvi, se a uno gli viene l'infarto non è colpa del comunismo. Sì, vabbè, però voglio dirvi, attaccarvi a delle inezie del genere, perché vorrebbero dimostrare che non è stato il comunismo a commettere tutte quelle vittime, insomma. Secondo me veramente è arrampicarsi sugli specchi, voglio dirvi, perché insomma sono un po', scusanti, che io giudico, non dico patetiche, però un po' irritanti, cioè voglio dire, non è che si può confutare e demolire un libro di questo tipo semplicemente perché ci si attacca al cavillo che le vittime invece di essere 11.000 magari sono 10.000, qualcosa, per dirvi. Sono stime, ovviamente magari portate un po' diciamo, sono state portate un po' a dei numeri più tondi rispetto ai numeri un pochino minori, ma comunque danno anche l'idea di quello che poi il comunismo è stato. Ma voglio dire, ma se anche il comunismo avesse, se anche mettiamo caso il comunismo avesse ucciso anche semplicemente 10 persone, ma sarebbe stato comunque un'ideologia che non andava bene. Cioè adesso però appunto attaccarsi, voglio dire, che siano stati 11.000 o che siano stati, per dirvi anche, fossero state anche solo due persone, voglio dire, a morire nel campo di concentramento comunista, ma sarebbe stato sempre comunque un crimine. Cioè, non vedo perché adesso sta qui a fare un po' questi conti da pitocchi sul conteggio delle vittime, cioè,
Semplicemente, anche ammesso che, ripeto, ci sia qui e lì qualche errore di trascrizione del conteggio delle vittime finali, ma questa cosa comunque non demolisce gli eventi storici che sono stati riportati qui. Allora, qui c'è la testimonianza, di un sopravvissuto appunto, come dicevo, di questo lager, lager comunista. Testimonianza di Stanislav Zvianievich, scampato al massacro di Katyn. Ho notato un buco sul soffitto attraverso il quale riuscivo a vedere quello che succedeva fuori. Davanti a noi c'era una piazza coperta d'erba. La piazza era circondata da un fitto cordone di unità dell'NKVD con la baionetta innaffiata. Era una novità rispetto alle nostre esperienze precedenti. Nemmeno al fronte, subito dopo averci catturati, la scorta metteva la baionetta al fucile. È arrivata sulla piazza una semplice corriera. Era piuttosto piccola in confronto a quelle che si vedevano nelle città occidentali. I finestrini erano imbiancati in calce, poteva contenere circa 30 persone, i passeggeri entravano da dietro. Ci chiedevamo per quale ragione i finestrini fossero opachi. A marcia indietro la corriera si è avvicinata al vagone accanto in modo tale che i prigionieri potessero entrarvi direttamente senza scendere. I soldati dell'NKVD sorvegliavano con la baionetta inastata l'entrata della corriera sui due lati. Allora, già qui io vorrei chiedere alle persone che difendono il comunismo se ravvisano qualche differenza rispetto ai prigionieri che venivano internati per andare ad Auschwitz. Cioè, ditemi se la maniera di agire di questi comunisti era differente da quella che facevano i nazisti quando internavano le persone. Cioè, ditemi se ravvisate, voi che difendete il comunismo, ditemi se ravvisate qualche differenza di comportamento, perché io non la vedo. Cioè, io di queste cose qui che sono scritte qui non vedo differenze con quello che è stato fatto dai nazifascisti. I metodi erano gli stessi. Bisogna però avere anche il coraggio di dirle certe cose, non nascondersi dietro, cioè, nascondersi dietro un dito. Ogni mezz'ora la corriera tornava a prendere un altro gruppo, il luogo in cui venivano trasportati i prigionieri non doveva quindi essere lontano. Il colonnello dell'NKVD, un uomo alto che mi aveva tirato fuori dal mezzo di trasporto, stava nel centro della piazza con le mani nelle tasche dell'ampio mantello. Evidentemente era lui che controllava tutta l'operazione, ma in che cosa consisteva? Devo ammettere che in quel momento, inondato dalla luce di quella bella giornata primaverile, non mi ha nemmeno sfiorato l'idea che si potesse trattare di esecuzioni capitali. Inquadriamo prima che qualcuno dica che sono i miei fantasiosi miraggi, che sono io che mi sono inventata le cose. Ripeto, non c'è alcuna differenza tra il modo in cui i nazisti facevano salire sui treni merci i deportati per i campi di concentramento tipo Auschwitz e il modo in cui i comunisti facevano la stessa identica cosa per le persone che loro deportavano. Qui ci sono altre cifre, allora 4.404 persone furono portate nel campo di Kozyask a Katyn, dove furono uccise con una fucilata alla nuca e gettate nelle fosse comuni. I prigionieri di Starobiesk, 3.896 persone, furono assassinati nei locali dell'NKVD a Orkhov e i loro corpi sepolti nella periferia della città di Piatichapsk. Quelli di Ostaszkov, 6.287 persone, vennero giustiziati nei locali dell'NKVD, a Kalinin, oggi Tver, e inumati nella cittadina di Miednoje. In tutto vennero eliminate 14.587 persone. Il 9 giugno del 1940 il vice del capo dell'NKVD, Vasily Kuznetsov, stese un rapporto in cui si diceva che i campi erano pronti a ricevere nuovi prigionieri. Adesso inquadro perché ripeto, prima che qualcuno dica che non è vero niente, inquadriamo che i massacri di vittime si aggirano su questi numeri. Poi certo, magari le cifre possono anche essere magari non precise, non precisissime, ma io direi, ma se anche fosse stata una sola persona a morire, voglio dire, sarebbe già un crimine. Quindi non attaccatevi a questa cosa ma il conteggio delle vittime non è preciso. Ma ovvio che non sia preciso, cioè come si fa a capire se uno è morto e non lo so, perché magari gli è venuto un infarto a vedere il soldato comunista con la baionetta in mano per dirvi, o se è morto per il freddo, o se è morto per la fame. No? Non si può avere
avere la risposta certa, però si sa che comunque è così. Poi queste sono appunto cifre, secondo me sono già basse. Perché secondo me sono già basse, perché secondo me in realtà i morti sono molto di più, semplicemente però il cadavere non è stato neanche ritrovato, magari gli è stato dato fuoco, magari è stato sepolto e non è stato più ritrovato, per dirvi. Quindi secondo me queste cifre sono già basse. Vabbè, niente, allora qui c'è tutto, poi sempre sempre altri approfondimenti, però direi, cioè, nel senso, l'argomento, ovviamente l'argomento della Polonia va avanti, come vedete, per altre pagine e pagine, tutto qui. Guardate quanto c'è da sapere. Però direi di concluderlo qui, nel senso, vi ho letto comunque, perché per dirvi, tutto il capitolo sulla Polonia è tutto questo. Anzi, tra l'altro poi c'è anche addirittura l'approfondimento sulla Spagna, ecco, per dire, un altro argomento di cui se ne parla poco, non si conosce, questo discorso di queste brigate, nel discorso anche spagnolo della Spagna. Per dirvi, tutto il capitolo sulla Polonia è tutto questo qui, eh. Adesso non ve lo leggo tutto. Io ho letto però qualche cifra, ecco, cioè voglio dire, basta anche semplicemente sapere queste cose di questo campo di concentramento che abbiamo visto. Direi appunto che, abbiamo già fatto un po' di informazione su questo argomento del comunismo in Russia. Tra l'altro, in realtà, probabilmente, ripeto, bisognerebbe magari, ecco, anche trattare il tema del discorso della condizione femminile, che ad esempio abbiamo visto solo la condizione maschile di queste persone che cadevano vittima, cadevano in mano a questi comunisti in quelle zone lì della Polonia. Sicuramente ci saranno stati anche studi che sono stati fatti, ad esempio, su quello che capitava alle donne, quindi probabilmente, appunto, come dico, il discorso dello stupro prima di essere segregate anche loro, quindi insomma. Direi che anche semplicemente aver visto qualche cifra così, ci ha fatto vedere un po' che cosa è successo in Polonia, in quelle zone lì, con veri e propri lager. Allora, niente, lo concludo qui. Il prossimo video, vediamo se riesco a farvelo, è l'approfondimento per quanto riguarda la Cambogia. Vediamo un po' il discorso dei bambini. Così dimostreremo appunto che non è stato solo il nazismo a uccidere i bambini, ma è stato anche il comunismo. Lo dimostreremo appunto nel prossimo video.